Buongiorno a tutti da Bruxelles. Giovedì i capi di Stato e di Governo dovranno decidere su una misura fondamentale per aiutare economicamente i paesi più colpiti dal coronavirus, il Recovery Fund. Ma vediamo prima di tutto cosa ha fatto l'Unione Europea finora. Prima di tutto la Banca Centrale Europea ha iniziato a comprare titoli di Stato fino a 900 miliardi di euro, permettendo a paesi come l'Italia di potersi finanziare. La Commissione Europea ha sospeso il patto di stabilità, permettendo ai paesi di spendere tutto quello che vogliono per aiuti e sussidi. La Commissione ha anche permesso molti aiuti di Stato alle imprese in difficoltà, di solito proibiti. La Commissione Europea ha lanciato il programma SURE da 100 miliardi per contrastare la disoccupazione. La Banca Europea degli Investimenti ha messo a punto un programma di 200 miliardi di euro per sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà. Infine, a disposizione 240 miliardi di euro del Meccanismo Europeo di Stabilità, il MES, con la sola condizionalità che siano utilizzati per questa crisi. Si tratta di misure importanti, ma con dei limiti. Il coronavirus è destinato a produrre un calo del PIL dell'Eurozona del 10%. Era calato del 4,5% dopo la crisi finanziaria del 2008 e 2009 e le economie del Sud Europa sono già tutte in recessione. La maggior parte di questi programmi sono dei prestiti, sia pure a condizioni favorevoli, ma che sono destinati a pesare sui bilanci nazionali e che devono essere ripagati. Lo stesso programma SURE per la disoccupazione non è permanente perché gli stati del nord sono sempre stati contrari alla creazione di strumenti anticiclici, ovvero che permettano di risentire meno dei cicli negativi economici in modo permanente. Ecco allora che il Recovery Fund costituisce la mossa più importante per aiutare concretamente i paesi più in difficoltà. Si tratta del cosiddetto piano Marshall proposto dalla Commissione Europea, ovvero l'idea è quella di utilizzare una parte del bilancio comunitario 2021-2027 come garanzia per l'emissione sul mercato di obbligazioni da parte della Commissione Europea, che vedrebbero finanziare prestiti agli Stati membri per sostenere i loro investimenti pubblici. Insomma, non si tratta dei famosi Eurobond, perché non prevedono la cessione di sovranità fiscale, ma bensì di obbligazioni di lungo termine, ma non eterne, con un rating da AAA e quindi con tassi di interesse molto bassi che potrebbero essere utilizzati per far ripartire l'economia europea colpita dalla crisi. Ma c'è un problema. Questo fondo farebbe parte del cosiddetto quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ovvero il bilancio 2021-2027, che finanzierà tutti i programmi dell'Unione Europea per i prossimi 7 anni. La fonte principale di questo bilancio sono i contributi che i Paesi membri danno all'Unione Europea. Ebbene, già prima dello scoppio dell'epidemia, nonostante la Commissione Europea avesse già proposto un bilancio nel maggio del 2018, i governi dei 27 Paesi membri non hanno trovato un accordo su quanto ognuno avrebbe dovuto pagare. Da una parte, i Paesi che vogliono tagliare questo bilancio, come Olanda, Austria, Danimarca e Svezia. Dall'altra parte, Paesi come l'Italia, che chiedono invece un bilancio ambizioso. Non è una novità che i governi nazionali litighino quando c'è da mettere mano al portafogli. Capita ogni 7 anni. L'ultima volta ci sono voluti ben 2 anni per trovare un accordo. Il fatto è che questa volta la posta in gioco è ben più alta. Niente accordo sul bilancio europeo vuol dire niente recovery fund e quindi niente obbligazioni che finanzierebbero la ripresa economica di paesi come l'Italia.